Live, ragazzi, scusate, era saltato il computer in maniera inaspettata. Sì, Divex, sei sempre te il più bello, sempre e comunque. Allora, devo avviare qui Epoch facendo tastino verde qui, ottimo. Allora, no, la cam l'ho già rispecchiata, È sbagliata. Allora, c'ho gli strumenti di qui di Microsoft. Ripristina questo troiaio. Dai. Allora. Potremmo localizzare il tuo computer? No. Ok. Anticipa domani. Chiudi. Oh, ok. Allora, fammi chiudere qua questa visualizzazione qua. Un secondo e siamo di nuovo tutti full operativi. Ok. Così. Come mai il pinguino è spento? Hai ragione, brava. Ecco perché è crashata la live. È quello. Ti è offeso e t'ha spento tutto. Ah, ecco, tra l'altro è molto più in tempo adesso. Quindi c'era proprio problema di connessione. Allora, ok. Adesso torniamo al gioco. Ok, le commercialiste hanno perso 200 euro a casa della tassa patrimoniale. Ok. Devo salvarlo questo. Ok. Squadre. Allora, ragazzi, scusatemi. Sono tornato adesso perché non mi cambia foglio. Mamma mia, quanto è peso Excel. Allora, le commercialiste. La prossima volta lo faccio su MySQL. Hai ragione, più leggero. Allora, chat, faccio una storia per ricordare alle persone che siamo tornati e poi ripartiamo col gioco. Lo schermo blu non ci ferma. Bene, allora possiamo ufficialmente ripartire. Allora. Sta ai podcaster. GG. Podcaster, mentre tiro, voi sceglietevi la pedina. Che pedina prendiamo? Tanto avete fatto 9. Quella più imbarazzante che c'ha. Papillon. Sono d'accordo. Il papillon. Perfetto. Allora vince il papillon. È il nostro. Siete su Viale Vesuvio. Compriamo. Giusto. Compriamo. Ok. Sì. Viale Vesuvio vi costa 120 bigliettoni. Ed ecco qua Viale Vesuvio. Che non si vede, però vabbè. Lo Double metto G. Qua in quella che è la pila. La pila dei podcaster. Quindi i podcaster spendono 120. E vanno a 1380. Ok. La proprietà me l'hai già aggiornata te, Check, è vero? Yes. Ottimo. Ok, allora, siamo tornati, persone, tornate subito da noi che ricominciamo subito. È il turno dei nuvolini. O del nuvolino su Persite di stasera. Per ora sì. Stende la macchina da corsa, vai. Macchina da corsa. Già pronta, scattante al via. Vediamo quanto la farà correre questo dado. A vedere. 9! L'unico posto dove c'era da pagare qualcun altro. Si comincia bene. Che sono Viale Vesuvio 20. Sono 8 euro di affitto. Bene. Ce li pigliamo tutto quello che conosco. Stai modificando te, c'è che pian pianino che gli dico, vero? Sì. Allora, guarda, modifica anche che i nuvolini hanno appena perso 8 euro e vanno a 1000. Aspetta, sto girando io. No, 1492. Le cifre facciamole una volta per tutte in fondo e basta, direi. Ok, allora quindi le aggiorno. Sì, le aggiorno qua. Tanto c'ho quello che va a schermo. Aggiorno quello lì.
Allora, 1492 loro, mentre i nostri amici i podcaster hanno fatto soldi, vanno a 1388. Ok, lo salvo, così lo vedete anche a schermo. Allora, bene, abbiamo finito il primo giro. Sta di nuovo ai nerd. Bene, vediamo sto dado che ci porta fortuna, dai. 4. Ok. Piazza Università. E compriamo, direi. Io li comprerò immediatamente, sono d'accordo. Al modico prezzo di 12 è l'affitto. Il prezzo di vendita è 160. 160. Vai, nostra. E quindi voi che siete in Nord, se siete qui, siete a 1340 di budget da spendere, non 11.340. Va bene. Nice. Va bene essere ricchi, che però. Ok. Però Musk è nella vostra pila. Ma quello che rimane dei soldi che non spendiamo ci viene su PayPal? Sì. Può darsi. Sarebbe interessante. Mi piace sul PayPal, proposta. Sul PayPal di Monopoly, chiaramente. Allora, andiamo avanti con i podcaster. No, le commercialiste, chiedo. Sta a noi. Sì. Luca, yes. Sei mutata, lo sai, vero? Sì, lo so. Ok. Sta a noi, Pietro. Sì. 4, doppio dado. Viale Monterosa, che vi costa la modica cifra di 100 euro. 100. Va bene, si prende. Lo prendete. Sì, lo compriamo. E ritirate. Ah, e ritirate, sì. Bravo, Pietro, così ti voglio. Secondo ritiro. Ragazzi, chi tiene la diretta, abbassa il volume perché si sente il ritorno. Se non avete le cuffie, fatemi sapere. Forse siete Elena. Comunque, secondo tiro avete fatto 5. Sono io. Corso Ateneo. È libero. E se lo volete sono 140 bigliettoni. Lo volete? Yeah, che si fa? Si prende anche quello. Dai, tutto ora, sì. Vai, tutto ora sì, mi sembra un va bene. Quanti soldi ci abbiamo di partenza? Ci avete ancora 1200 euro. Ah, quindi si parte da 1500. Okay, vabbè. Sono 140. Chi è che si è appena iscritto? Dis Italiano, grazie per esserti appena iscritto, benvenuto. Allora, è arrivato il momento dei podcaster. 5 anche per voi. Piazza Università. Cassa per i nerd. Noi. Però ci devi dire il valore terreno, perché il mio buonissimo vecchissimo Excel non... Il valore è nerd? No, sta a voi, sì, e pagate i nerd. Li pagate 12. Pagate 12. Di conseguenza... Può deflazionare. Voi andate a 1376. No, fare in compito a 50 centesimi, se volete, però vi direi. Mentre i nerd vanno a 1352. Esatto. Ok. Quick start, fazza. Quick start. Aggiornato. Molto bene. Allora, è arrivato il momento proprio dei nuvolini, del nuvolino France. Vai. Vediamo se va meglio stasera, ma... Ho paura. 7. Via Verdi. Vai, compra. Compra. Anche arraffa per... tutto. Arraffo tutto alla modica cifra di? 180. 180, va bene. Sì. Voi siete qui in cima, 180, quindi andate a 1312.
Terreno? Il terreno è Via Verdi. No, il prezzo, dico. Il prezzo è... quanto viene l'affitto? 14. Gracias. Allora, Francia, voi avevate già comprato niente? No, ero l'unico a aver pagato. Ok. A parte le commercialiste con la tassa. Un attimo che allora metto un po' d'ordine qui. Ok, allora, passiamo a... nuovo giro, nuova corsa, stai nerd. Vai, ci tiri il mitico dado. 4, 5, 9. Dove andarono a finire? Corso Magellano. Signor Fazza, io acquisterei. Acquistiamo. Vai, acquistiamo. Corso Magellano, che è in vendita alla modica cifra 220. 220. E il prezzo del terreno, mi raccomando, dimmelo, così almeno intanto lo aggiorno. Prezzo del terreno 18. La ringrazio. Allora, quindi abbiamo detto prezzo 220, voi siete i nerd e quindi andate a 1132 euro. Ok. Siete qui. Voi avete già Piazza Università, giusto? Esatto. Bene, passiamo alle commercialiste. A proposito delle commercialiste, devo chiederti il valore del terreno delle commercialiste, che sarebbe Corso Ateneo. Corso Ateneo 10. Commercialiste, vai. Avete fatto 8. E vai. Anche di Viale Monterosa mi serve saperlo quando puoi, anche se immagino che sia 7. Via Marco Polo commercialiste, Viale Monterosa invece 6. Allora, eseguito. Via Marco Polo si può comprare? Via Marco Polo è libera, la potete comprare. Che colore è? Rosso. Non... e quanto viene? 2,20. Mio buono. Luca, che si fa? Ti passa stavolta? Ti passa stavolta? Aspettiamo più avanti. Più si va avanti, più costano. Magari ne prendiamo una dopo. Non so. Sì. Allora, vai, signori, vige la regola dell'asta. Quindi prepariamoci alla prima asta di questa partita. Chat, pronti? Allora, lascio il compito a te. Iniziamo. Comincia a fare l'offerta Francia Nuvolino. Si parte da uno, chiaramente. Smutati. No, si parte dal prezzo di mercato. Che dici? No, si parte da uno. Certo. Scusate. 50. 50. Francia, qualcuno vuole rispondere? 60. Due cose. E ci dici quanto costa normale? Cosa? Normale 220. Costa 2,20. Ok, 200. Ok, 200 d'Ibex. 2,20. 2,20 Francia. 2,21. 2,21. 25 Francia. 2,30. 2,30 per i nerd. 40 Francia. 2,60. 2,60 Edo. 2,61. 2,62. 2,60 e 3. La portano a casa i nerd a 260. Ottimo. Che bello. Marco Polo, vero? Sì. Yes. 2,60, quindi andate a 872. Esatto. Terreno 18? Terreno 18, sì. Allora, sta ai podcaster. Tiri. Bene, mi raccomando. 10. Okay. Largo Colombo. Quanto? Ma penso la prendiamo, Walter.
Sì, sì. Vi costa 240. Prego. Valore di affitto, vai, vai. 20. Prego, prego. La rivenderemo a petto d'oro. Allora, 240. 1136. Ok. Voi siete in questa pila qua. È la seconda proprietà insieme a Viale Vesuvio per i nerd. No, per i podcaster. Sta a i Nuvolini. O il Nuvolino. Ok. 6. Come minimo mi tocca pagare. Vai. Prima casella imprevisti della serata. Ocio. Maturano le cedole dei vostri fondi immobiliari. Ritirate 150 euro. Cassa sì. E al grido di cassa sì. Sono non c'è 100... più Luca. L'ho notato. Sono 150 per i Nuvolini, che quindi volano a 1462. È tornata, ok. Allora, andiamo avanti con i nerd. Sei. Piazza Giulio Cesare, forse, o Regione. Piazza Giulio Cesare. Quanto costa? $280. Io direi di prenderla se Lore mi concede. Lore, sei mutato. Sei mutato. Oh, no, mi sono tolto, scusatemi. Dicevo, io sono concorde a riguardo. Ok, allora la prendiamo. Ok, vai. $280 dal vostro conto già abbastanza risicato. Vuol dire che andate a 592. Esatto. Però è la vostra quarta proprietà per stasera. Allora, passiamo alle commercialiste, che vedo che sono diventate tre. Sì, c'era anche mia mamma. Ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Bene, vi tiro il dado. Sei. Cos'è? Viale Traiano. Ma è comparso Mike. Sì, è la tua parte, vero? Ciao, Mike. 2,60. 2,60. Okay, va bene, se si prende. Sì, sì. Sì, 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 Viale Traiano. 2,60, che quindi vi mandano a 800 di budget. Un attimo, che ho sbagliato. Ok. Andiamo un po'. Ok, perfetto. No, ci vuole uno spaziettino in più qua. E voi siete qua. Ok. Andiamo avanti. Sta a i podcaster. Vai, vai Pietro. Forza. Facciamo volare il fiocco di sei caselle e lo mandiamo in prigione. Lo vedo già. È giusto posto. Anche a me. È in prigione. È la cosa più podcaster, dopo averne fatti di tutti i colori durante questo torneo, sono stati finalmente rinchiusi dove meritavano di stare. Ecco. Sta ai Nuvolini. Erano tutti e due. No, per me è una congiura. Sono di nuovo da solo, vai. È di nuovo da solo, France, sta a te. 10. Dov'ero qui? Corso vai. Impero e prende il comando. Belli, verdi, mi piacciono. Lo fa suo? Sì, sì, lo compro. Quanto allora, l'affitto è di 26 cecche. Vai. E il costo che devono sostenere i Nuvolini è di 300. Ok, perfetto.
Se non sono importunante, vorrei sapere anche Viale Traiano e Piazza Giulio Cesare, quali sono i costi del terreno, quanto sono stati saltati. Sono Viale Traiano 22 e Piazza Giulio Cesare 24. Allora, ragazzi, vi spiego, visto che state aumentando e la cosa mi fa molto piacere, vi spiego come mai ogni tanto c'è chi mi chiede queste cose. Allora, noi abbiamo c'è chi mi sta gentilmente, molto gentilmente, tenendo aggiornato un PD e un Excel con tutte le proprietà per fare in modo che sia tutto online e fruibile da tutti. Il check chart. Aggiorni Largo Colombo, che non è dei podcaster e invece è dei podcaster. Largo Colombo è dei podcaster, sì. Chiedo scudo. E inoltre... Chiedi Venia, non scusa. No, scudo. Inoltre, è successa una cosa molto simpatica, che è giusto che voi chat sappiate. Quello che è successo è che c'è chi ha preso i dati dal Monopoli di Fazza. Monopoli di Edo, che non è quello di Pietro. Non è il mio Monopoli, e probabilmente è la vecchia versione. La vecchia versione aveva i prezzi molto più alti. Di conseguenza non tornava niente col nostro, e quindi stiamo rifacendo. C'è la crisi, le cose sono calate. Questo Monopoli l'ho comprato. Questo Monopoli, chiaramente, voi avete visto la storia sul mio profilo Instagram. È arrivato sabato. Covid questo edition. Monopoli è Monopoli Covid Edition, quindi è tutto con l'economia sballata. Tutto svenduto. Esattamente. Bene. Suggerire alla chat di andare tutti nel coro di Liberate Podcaster. Sì, potete fare il coro di Liberate Podcaster, chat, se volete. Sì. Allora, è il momento intanto dei nerd, che sono quasi a zero liquidi. Sette? È il numero massimo di ogni cosa. Imprevisti. Brivido per i nerd. Ma io ci credo che questa vuole. Andate fino io ci credo a che... Largo Colombo. Se passate dal via, ritirate 200 euro. Però paghiamo 20 euro a signor podcaster a questo punto. Pagate 20 euro al podcaster, ma ne incassate la bellezza di 180. Ma podcaster volete 180 per... Volete 180 extra per di più per quel simpatico Largo Colombo? Siamo in live su Twitch, se ti risponderei in maniera molto filosofica. Lascerò a base la risposta. Uffi. Cosa devo fare? Allora, di nome in maniera elegante. Allora, intanto i nerd riprendono 180 e quindi siamo vanno a 772. Grazie calcolatrice Fazza. E i podcaster vanno a 1156. Allora, tra l'altro ho perso uno spazio a giro. Penso che sia qui lo spazio che ho perso. Ok, allora andiamo avanti con momento di blocco, perché sta le commercialiste. Dove si va di bello? Tassa di lusso. Tassa di lusso, sono 100 euro. Ma davvero? Non so, Rick, mi sembra falso. Mi dispiace. Pietro, ma ti piace un po' meglio, Dobbiamo chiamare sfigate. Sì. Va detto che Pietro con sti dadi, cioè, dovrebbe fare un corso di... Sì, secondo me sono pesati e lui sta cambiando dadi ogni volta per tirare i numeri più alti, perché gli è più simpatico. Cioè, noi si finisce il giro, e che lo fai perché i tuoi dadi sono quelli giusti. Questi dadi vibrano, secondo me. Ragazzi, purtroppo io sabato a Risico voglio tirare i miei dadi. A Risico se trovate il modo di tirare i vostri dadi ve li faccio tirare. Allora, i dadi di D&D non vanno bene, vero? No, no, servono i dadi. Allora, già ve lo diciamo a voce. Ragazzi, ragazzi, sono i primi giri. Vediamo cosa succede più in là. Intanto, palla ai podcaster, che sono in prigione. Intanto, paga. Volete pagare e uscire subito senza farmi tirare? Certo. Sì, paghiamo questi 10 e usciamo, vai.
Wow, che spesa enorme, oddio. Pagate questi 10. No, ma che 10? 50, no, frena. Non è 50, eh. Ci ho provato. Non era provato. 5, scusa, non era 5. Vi ci faccio stare un altro turno se fatto, volete, eh. Guarda, ma allora, no, guarda, il barare nel sangue proprio. Lo percepisci. Non è barare, è... Ma guarda, guarda come tira i dadi, 9. Cioè. Ah, va bene, va bene. Va bene, tirati bene. Piazza Dante. Sì, comprare subito. Che è nostra. È nostra. È vostra alla modica cifra di 200. Lo voglio. Questa non l'ho capita, Check. Lo voglio. Non ho capito. Lo vuole matrimonio. Sorvoliamo. Allora. Bene, la fila dei podcast. Check, aggiorni comunque, perché io dal foglio Excel non vedo aggiornamenti. Dammi agio, dammi agio. Ragazzi! Oh! Sta a France. Ah, ma c'è anche Mike. Sta a France e Mike. È arrivato. È arrivato Mike. Allora. Sei mutato, Mike. Sei. Dico, io non faccio niente, ma affido a France. Siamo messi bene per uniti ora. Nel destino. Francia, perché noi l'hai detto? Nel momento in cui. Cosa? Nel momento in cui. Nel momento in cui Francia ha detto si va bene, ha preso la tassa di lusso. Bene. Ma era retorico il mio. Cioè, non era. No. Secondo te, Dio si va bene. Hai ragione anche te, Francia. Nerd. Sì. Dai, dirci bene. Guarda Pietro come cerca di scaricare la spiga su di te. Esatto, quei dati lì sono carichi. È necessario che qualcuno se la becchi? C'è un parafulmine per la spiga? È necessario. 8, costo impero. Madonna, paghiamo faccio. Costo impero, date soldi ai nuvolini. Ma grazie. Avevate per due possibilità 26. Su, non so quante sono, ma... Mamma mia, fai pagare faccio. C'ho poca roba però di valore, diciamo. E due cose, ma... Quindi Francia va a 1108, mentre i nerd vanno 746. A... Come 797? 772? 46. Ah, 46, ok. Mi scusi se la importuno, signor Tempesti, ma avrei bisogno di sapere i prezzi delle stazioni e delle società, se non fosse un problema, di rendita terreno. Rendita terreno delle stazioni e società... Ma te li dico quando ci finiamo. Però in generale sono 25, 50, 100, 200 le stazioni. E vabbè, la società non è automatica, la società lasciala perdere. No, no, ma le formule sono già integrate, non c'è problema. Okay. Ah, è il tiro dei dadi, vero? Che sì, conta è il tiro adesso. Dei dadi. Cavolo. Lascia fare, quello poi ci si pensa. Tanto sono affitti. Allora, passiamo a... Dopo i nerd abbiamo le commercialiste. Prima o poi mi ricorderò del giro. 9. Se si paga un'altra tazza. Imprevisti. Intanto imprevisti. Che andate. Allora, un attimo che intanto vi riaggiungo. Mio buono, se la vicini a dei giardini lì. Oh, che 200. Quindi quanto ti è preso per passare da via? Avete preso 200 di passaggio dal via. No, siamo passati. Siete passati dal via. Ah, scusa, non l'avevo visto bene. E imprevisti. Andate fino alla stazione ferroviaria più vicina. No, fino alla società più vicina. Se ancora libera potete comprarla dalla banca. Se è già stata acquistata, lanciate i dati e pagate al proprietario 10 volte il numero uscito. Per vostra fortuna è ancora libera. Cos'è? Società elettrica. Vabbè, prendiamo. È vostra alla modica cifra di... 150. Vabbè. La volete? Vabbè. Sì, si prende. Qual è il saldo con l'euro? Siete a 750. Ok. Prendi lui. Così per un altro giro Ele si è finito, sai. Podcaster, vi richiamo all'attenzione.
Siamo sempre attenti, signor 9. Pietro. Stiamo andando bene. 1, 2. Società dell'acqua potabile. How much? 150 anche per voi. Mi spieghi velocemente come funziona qui? Quei dati, società, la rendita funziona così. La rendita è 4 volte il totale uscito dai dadi. Se non avete tutte e due le proprietà, se le avete tutte e due, sono 10 volte il totale uscito dai dadi. Walter, io eviterei anche, tanto poi in prospettiva non so se non ci si può nemmeno costruire. Walter, sì, dalla chat, dalla privatizzazione. Dalla chat poi ti chiedono, ti chiedono i saluti. Ora controllo i fan. Allora, valutiamo un attimo, anche perché le bimbe hanno preso l'altra società, giusto? Hanno preso la stazione, mi sa. No, hanno preso la società dell'acqua potabile. Allora no. Ah, ok, invece stiamo su quella dell'elettricità, giusto? No, la rovescia. No, la rovescia, sì. Società elettrica, le bimbe e voi avete... No, per ora no, grazie Pietro. Non c'è un per ora, un per dopo, c'è un'asta in arrivo. Già. Asta, già, signori, e bene, è arrivato il momento di mettere all'asta. La società dell'acqua potabile si parte da 1, prego, partiamo da... le commercialiste. Quanto costa il normale? Costa 150, quanto quella che avete appena comprato. 100, non penso che... 100. 100 per le commercialiste. 101. 150. 150 Francia. 150 e 1. 155 i podcaster che non l'hanno comprata a 150, giustamente. 60. 161. 162. 163. La proprietà va a France, ai nuvolini. Fiero di questo. Ma Walter, ho tremato, ti giuro, ho tremato. Ma vai tranquillo, vai tranquillo. Per un attimo sono morto, bravo invece. Tre nuvolini, ok. Tanto per 5 euro. Ok, allora possiamo andare avanti. Questo era il turno dei podcaster. È il turno dei nuvolini di Francia. Vai. 10. Quello ce l'ha qua. Viale Monterosa. Ce l'hanno. Sì. E commercialista. Va bene. Non si rompa mai nulla. A parte le cose. Non ce l'abbiamo noi il Monterosa? No, è il Vesuvio. Ah, è Vesuvio. Viale Monterosa, devi pagare gli alimenti, France. Parecchio. 6 euro di alimenti. Ma poia. Non è molto realistico. Io mangio. Vero. Allora, potrebbero essere in migliaia. Però Francia, sei passato dal via, quindi in realtà riprendi anche 200. Almeno bella. Allora, bene, andiamo avanti con le commercialiste appena rifocillate. Poco. Ragazzi, intanto saluto due miei amici, Giacomo e Marco, che in realtà sono, in realtà sono amici di tutti. No, anche i miei che non riconosco. Altro, no, a parte di miei amici. Mi raccomando, ragazzi, ci sarà il fan bonus e là ci dovete aiutare, perché qui fanno i furbetti, vogliono un gaboia a tutti. Allora, sta guarda che no, sta gli unici che hanno barato qui dentro e voi, la prego Cecche, la prego di mutarsi. No, è il mio turno, mi dispiace. È il nostro turno, Pietro, credo bene. È il turno dei nerd, sì, avevo sbagliato. Dai, tira. Fai qualcosa tira di nuovo. E facci sognare. Facci sognare. 5, 1, 2, 3, 4. Viale dei Giardini, quanto costa? Infervoratissimo Fazza. 350. Viale dei Giardini? Porca. Fazza, dovremmo comprarlo. Andreste a 296. Dovremmo comprarlo. Lo comprate. Bravo ragazzi.
Terreno 30. Terreno. Aspetta che lo devo prendere ancora. Vai, l'ho pagata quanto, quindi? 3,50. 350. 35 il terreno. Wow, e quello dopo 36? 50. 50. Cosa? Sì, sono come quelli della Disney che hanno il salto incredibile agli ultimi due. E vero. Valori, boia. Io sempre non vi auguro quello, di cascarci in generale. Grazie. Bene. Passiamo a penalità per i nerd. Divex, te penalità per i nerd. A proposito. Ma cosa? Cosa? Podcaster. Concentrati. Sta a noi. Sì, sta a voi. Sei. A noi, Pietro, arrivai. Sono le commercialiste non prima. Non posso fare. Allora il tiro è per le commercialiste. Sei. Scrivitelo. Corso Ateneo. Corso Raffaello. Chi è? Corso Raffaello. È di qualcuno? È libero. No. E con soli 180 verdoni ve lo portate a casa. Che colore è? Arancione. Arancione. E qualcuno c'ha già qualcosa di arancione? Gli altri due sono già stati presi. E una ce l'ho io. E una ce l'hanno i podcaster. Sì, Piazza Dante i podcaster. Tu crei che si fa? No, io non lo prenderei, Ele. Oddio, qui ci sarà una... Cioè, se uno ce l'avesse avuto i due... Però... No, no, un'altra asta. Ma ora probabilmente qualcuno ce l'avrà due. È il momento dell'asta. Vabbè, fai lo prendere. Sei sicura di no? Secondo me no, Ele. Al massimo quelli dopo, cioè quelli lì. Vabbè, allora niente, asta. Un attimo che sistemo così anch'io ho una situazione più chiara di tutto. Allora, corsa Raffaello all'asta. Oddio. Due. Bene, stavo per dire partono i nerd. Due. Yeah! 2 e 1 180? 180 2 e 1 180 e 1 180 e 2 181 250 2 e 50 e 3 2 aspetta, aspetta no prendo, no 250 e 1 250 e 2 255 255 e 1 255 e 2 260 261 262 263 l'hanno presa i podcaster. Vamos. Quanto costava? 180. 180. Che grande risparmio. Affarone, affarone. Ma lei non parli, cioè che cosa lei ormai, cosa contro la persona? Ormai è guerra aperta. Quindi i podcaster hanno preso. Hanno preso i podcaster a 2,60, andando a portare il loro capitale a 646 e tra l'altro proprio i podcaster tirano i dadi. 6. E poi di nuovo, dai. Ma se... Ragazzi, vorrei far notare che ancora nessuna stazione è stata acquistata. Alle mani Largo pesate. Augusto, che mi sa che è di nessuno. Nessuno. Potete comprare. Qualcuno ha altri verdi? Francia, sì, uno e Nuvolini, Corso Impero. Nuvolini, i Nuvolini c'hanno anche l'arancione poi. Sì. Pare di sì. No, voi grazie, prendiamo, poi si fa lo smagheggio. Sì, se mi avviene, sì, ora c'è il terzo libero, ma volentieri. Perché il terzo arancione ce l'avete voi, vero, Nuvolini? Sì. Confermate, vero? Confermiamo. Sì, confermiamo. Potrebbe essere un bello scambio. Un investimento. Sì, un investimento, direi. Io sarei per farlo. E le vado, viamo attorno, eh. Bene, allora sono per i podcaster 320. Ok, podcaster. Ottimo, passiamo ai Nuvolini, che stanno andando al risparmio. Sì, ma infatti qui... Scusa, ma io cosa c'avevamo, un giallo o un verde? Voi avete un giallo, un rosa e un blu. Ah, ok. Ti mando tutto quanto su Discord l'immagine, guarda.
così almeno ci sarà allora, Viale Monte Cosa. Viale Monte Cosa, Corso Ateneo, Viale Italiano e Società Elettrica. Okay. Ma, no, sono sui blu, sono gli azzurri. Vai. Lo faccio, ho mandato l'immagine. Eccola, la chiamata. West Station, stazione però ovest. Io delle cose dove non si può costruire, tranquilli, le prendo tutte io. Vai. La volete? Sì, pigliala. È mega complicato questo ovest. PDF. Stazione ovest. No. Prendi. Prendo? Compra. Sono lì, 200 sì. euro. Tanto soldi io. Ce li hai. Infatti. Ma tanto qui non si costruisce, quindi finché non fallisco i soldi rimangono. Ok. Poi... Ma vieni a pagare un po', faccio. No. Bene, quindi sta ai nerd. Vai, piccolo stento corto. 11. Subito, E niente, Viale Monte Cosa. Che si paga? Sei alle commercialiste. È vostro, sei alle commercialiste, yes. Dopo aver preso però 200. Rende, Rosari. 194. Quindi le commercialiste andate a 490 voi, mentre le commercialiste vanno a 762. Ok, e a proposito di commercialiste, sta proprio a loro. Venite 9 a pagare. E ci sono, Vai, stanno io ora. Viale Traiano, siete in casa. Allora. Quindi niente. Sta a i podcaster. Dai. Esco. 11. Ok. Alla stazione. L'ho sperato. Alla stazione dovrebbe. Stazione Sud. Riprendete 200, ditemi se li volete investire subito in una stazione. Cari i miei podcaster. Walter, che dici? Non sono troppo convinto io, però... Ma io ho laggato, non ho sentito... Siete sulla stazione Sud. Stazione. Potete comprarla, investire 200 euro del via, oppure tenervi 200 euro del via e non comprarla. Dive, che facciamo? Senti, la stazione conviene quando ne hai almeno due o tre. Io non so se riusciremo a prenderne altre, un'altra o due. Bisogna capire come giocare ora. Perché sì. Averne una tanto per averla è inutile, non ce le rifacciamo 200. L'altra che ce l'hanno? Io. Ce l'ha Francia. Sì. A meno che... Dimmi. Pietro, dacci un minuto. Tutto il tempo che volete. 60, 59, 59. Che... Non voglio. Comunque vorrei far presente che c'è un cursore viola sospetto che si sta spostando sull'Excel ogni tanto. No, sono io che scorro per sbaglio. Ok, ma mi fai molta paura. E clicco. No, non tocco niente, tranquillo. Vorrei far presente invece il tocco di classe dei dadi col moltiplicatore. A Pietro. Avevo visto, molto bello, devo dire. Ringrazio. No, non lo sto guardando io, ragazzi. Mi sento offeso, allora. No, perché posso chiedere, sai, una com'è? Cosa. Mi sento offeso. I soldi di tutti. Allora, i soldi di tutti sono 942 dei nuvolini, 762 delle commercialiste, 490 dei nerd. Al momento sono 526 per i podcaster. Aspetta ad aggiornarli a fine turno perché potrebbero tornare 326 se decidono di acquistare la proprietà. I nuvolini ci siamo. Ok, allora, noi entriamo nel vivo del gioco, Pietro. Ok. Entriamo nel video gioco e ti chiediamo a te e a Francesco in particolare questa manovra che spiegherò diligentemente. No, allora non è una cosa difficile. O compri o metti all'asta. Franci, noi la compriamo e poi ci smagheggiamo con la tua verde, la nostra arancione, l'altra stazione, e ti mettiamo anche un rimborsino tutto sotto. Ti può piacere? Cioè,
Io ti do l'arancione dove te costruisci, giusto? Per capire. Sì. Ok. E voi mi volete dare il verde, va bene? No, prima di capire cosa pensa Francia, o compri o non compri, non glielo puoi chiedere prima. Sì, infatti, dovete decidere se comprare o meno. Ma la prendiamo intanto. La comprate, quindi rimanete a 326 e avete la stazione sud. Adesso potete fare le offerte. O meglio, no, Franci, dovete aspettare il prossimo turno. Ah, ok, ok, ok. Ah, no, 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 scusate, mi ricordavo male. Vai con l'offerta. Ma non si può fare in qualsiasi momento. No, no, potete farlo dopo aver fatto la proprietà. Quindi adesso potete fare l'offerta. Noi te la facciamo, puoi anche non rispondere subito, ragionaci solo. Okay. Praticamente ti vogliamo dare anche liquidità. Quindi noi ti diamo l'arancione, il verde che manca a te. Sì. E ti chiediamo l'arancione e la tua stazione. Naturalmente insieme al verde ti diamo anche 100 euro. E così se te conti quanto costano le proprietà si va a pari. E ti hai più liquidità. E voi costruite. E... Al momento hanno 326 soldi. Però, costruisco però, un il verde, però il verde ti può interessare perché un uno con un altro acquisto è monopolio. Il verde costa tanto. Vediamo, se ci capita lo prende, sì. Lo so. Nel caso ci aiuteremo a prenderlo, Francesco, naturalmente. Sì, se ci capitiamo noi è un gentleman agreement e facciamo in modo che diventi tuo. Che sia tuo. Più di così non possiamo offrire. No, lo so. E vorrei ricordare. Sì, subito, ma va. Allora, chat, ve lo dico in anteprima, mi si è un attimo crashato Discord, quindi il secondo che si riapre e torniamo subito. Rista a me, tanto poi se la posso fare comunque. Ma sì, va bene, certo. Faccia come crede. Non ti faccio fare che... Credo che Pietro non ci senta in questo momento. Sì, vi sto sentendo ora in questo preciso momento. Maria, ecco di nuovo Valt, che è bello. Sono io? Epoch non va. Sono io! Ok. Walter Merrino. Allora, quindi, cosa avete deciso? No, vai avanti. Per ora vai avanti. Andiamo avanti, quindi sta a Francia. Ah, sta già a me, ok, scusate. Vai. 11. Sì. Reale Costantino che è libero. Piglialo. Sia mai. C'ho nulla, Pietro. Sono 260 euro. Quindi vai a 682. Sì. Ok. Chi ce l'ha quella? Uno le commercialiste e uno i nerd. Ok. Esatto. Bene. Se non ci sono altre cose che possono interrompere là. Fluire del gioco, la fluire, che bell'italiano, sta in nerd. Che bell'italiano. Beh, ti lasci bene, non possiamo dire molto altro. 10. Dove andiamo a cadere? Corso Raffaello, casa dei podcaster. Aia. 14. Vi dobbiamo 14. Ma se? No. Vi dissi. No, mi fa invisibilità. Se ci volete dare una proprietà anziché pagare questa tassa, sì, no, non si può fare. Fermi tutti. Noi, ma no, ma lasciate stare il master. Insomma, sentite noi. Facciamo una cosa: la tassa è già stata pagata. Poi se volete fare scambi, vabbè, fate quello che vi pare. Il giro PayPal in chat. Oh, lo vedo. Ok, quello è molto più interessante. Vi faccio vincere. Allora, se non avete altri motivi per cazzeggiare, possiamo passare a... motivi erano tantissimi, non vale. Va bene, passiamo alle commercialiste. Otto. Stazione Est, sono 200 se la volete comprare.
Noi abbiamo già una stazione? No. No, okay. Solo Francia. Ne hanno Francia, una Francia e una ai podcaster. Boh, io la prenderei. Certo, però ma è una gioia, eh. Cioè, si poteva andare di nuovo lì. Sì, va bene, prendiamo. Io mi sento di dirvi che siete molto... Prende, certo. Presa. Il vostro bilancio non è di 7.562 come erroneamente ho scritto. Ma perché ogni tanto mandi l'Excel aggiornato, che è mega utile. Volentieri. Allora, direi che sta ai podcaster. Ma solo io lo vedo aggiornare in tempo reale, scusate. Perché se loro guardano le foto. Podcaster ragazzi, fatto apritelo tutti in tempo reale, vi conviene. Podcaster. Io ce l'ho, ma a volte non mi aggiorno. Podcaster avete fatto 7. 7? Dove siamo? Imprevisti. Società elettrica, quindi soldi per le commercialiste. Quanti? È il numero di 44. 44. Non è 7 per... Non era 7x4 di prima? Devi no. ritirarli. 7x42. Devo ritirare. La regola è... Ah no, è il numero dei dadi, hai ragione. Non ho capito che è successo. Se non è nessuno. Per noi, questo Monopoli è farsato proprio una maniera. No, Walter, se tirava meno di 7... È quanto avevano tirato prima che devo fare, non devo ritirare. Quindi è 28. Pietro, sono sincero, se facevi meno di 7 non te l'avrei detto. Cioè, comunque se vuoi farci sapere anche no in questo momento io sarei troppo in svantaggio a voi facendo questo no, prego in questo momento quindi non vabbè era, noi ti diamo liquidità comunque no lo so quella... come situazione attuale poi sarei... noi siamo come cinesi arriviamo con i soldi in contanti proprio no lo so Franci, se no un'altra te ne proponiamo un'altra così una più facile Cambio puro arancione verde e te ci metti i soldi solo quello che manca tra le due cose. Ma è quello che non. Cioè, il discorso è se io vi do l'arancione e voi mi date il verde, è vero, io vado a 2, però voi andate a 3, potrete iniziare a costruire e prendere già la rendita doppia, mentre io mi ritrovo, sì, più vicino a costruire, ma comunque... Nella posizione attuale in un momento di grande svantaggio rispetto a voi, quindi per ora no. Se le regole del Master Pietro ce lo permettono, io aggiungerei una piccola nota, un cavillo. Non che ci potrebbe sono essere cavilli. Che al tuo primo passaggio sulle nostre tre non ti facciamo pagare nessuna regola. Mi sembra un ottimo cavillo. Lo faccio sempre anch'io queste cose, ma abbia detto Pietro che non è un no categorico, ma proprio categorico. Io sono un no categorico. Okay. Pietro. Quindi però penso che vada bene. Nella serata, sicuramente in quando ti hai detto che non si poteva fare, ho detto di sicuro la proporranno loro. La fiducia. Ma qui ci diamo tutti contro. Vabbè, abbiamo finito il turno. Ma non siamo noi primi. Siamo noi primi. Bene, passiamo ai nuvolini, sarà meglio. Vai. E ti fa un tiro a modo per una 11. Volta. Bellissimo. Naturalmente per chi è l'11? Viale Costantino. Viale dei Giardini. Lo devo pagare? 35. Ah, Viale dei Giardini. Oddio. Ah, pagaci. Pagaci. Vedi, subito. Chance, cambiamo tutto. A rifiutare liquidità. Poi Viale dei Giardini, ci devi dare 35. Sì, l'ho già detto. Venite da papà soldi. Pensa a chi ti può dare soldi liquidi. La banca podcast. Potresti dimmi intorno a te. Cioè. Costruito intorno a te tipo prigione però. Bravo. Yes. Hai segnato che si è comprato una stazione io e lui. Avete preso stazione no, est. Stazione hanno preso stazione est. Oh no, scusatemi. Le commercialiste. Niente, vai, niente. Adesso ce andiamo avanti, vai. Sta ai nerd. Tira.
Tira, tira. Sei doppio. No. Il massimo. Prigione. Largo Colombo, intanto, che è a casa dei Largo podcaster. E sono 20 euro i podcaster. Sì, confermo. Male. Ma siamo amici con i podcaster. Abbiamo una società. Scusa. Purtroppo non ci sono cavilli che permettono queste amicizie. Noi siamo amici solo con Francesco. Sì. Muoia, che ti vedi? Secondo tiro, altro doppio, 4-4. E dove andiamo a ricapitolare? Corso Impero. Corso Impero. Paghiamo France. 26 France. Euro a France. Oh, finalmente. Vabbè, tieni France. Con parità dei conti, grazie. Non tutti, ma... Poteva essere una triplice rendita. Poteva. Ma no. No, in realtà no, però va bene. Ma è vuota, no? C'è qualcuno. Ma è vuota da a vedere, okay. Il verde. No, mi confermate, vuota, vuota. I nuvolini vanno a 673 e i nerd a 465. Esatto. Sì, confermo, perfetto. Ok, allora passiamo al terzo tiro. Non finisce. Se riaddoppio vanno prigione, vero? Sì, sì, sì. Quindi... Doppio Ale. No, no, no. Ma è truccato, Pietro. È truccato, dai. Prigione dei nerd. No, vabbè. È il turno. Godo. Che cattiveria. È il turno delle commercialiste. 5. Adesso non fai più doppio. Via Pulito, 200 euro puliti in arrivo. Bene, è il turno dei podcaster. 5. Dai, dai, per favore. Pesca bene, Pietro. Pesca probabilità. Bene. Maturano le cedole delle vostre azioni. Ritirate 100 euro. Vai così, vai così, Pietro. Vai così. Francesco... Come stai? Francesco, quando vuoi. Mi sembra che la situazione sia... C'è ribaltata la situazione. Prima. Quindi... Vabbè, noi ti vogliamo sentire così. Cosa? L'abbiamo già presi. Li avete già presi. Ok, grazie. Sta a France. Vai. 5. Probabilità. Ma è sempre nel mezzo alle proprietà, è impressionante. Povero Francia. Ricavate adesso... 50 euro dalla vendita di alcune azioni. Va bene, grazie. Buttali via. Che te ne fai delle proprietà, no, se tanto ti arrivano i soldi dalle azioni? Qualcuno ha detto che la liquidità non serve a niente. Nerd, volete uscire dalla prigione pagando, sì, oppure... Sì. Tiro. Come pagando? Io tirerei, ho fatto aspetta, no, non è che ricapita, e poi dopo te ti tocca pagare 50, quindi alla fine usciamo subito, cerchiamo di prendere quello che serve. Ma vogliamo uscire di prigione? Sì. Ne sei certo? Certo. Uscite di prigione, quindi? Va bene. Esatto. Ti ricordo che ci sono soltanto... tre proprietà edificabili e una stazione libera davanti a noi. Fino al come minimo fa un doppio, Pietro, lo sa già. 7. Mi sono perso. 1, 2, 3, 7. Probabilità. Probabilità. Aia, ho paura. Avete vinto il secondo premio in un concorso di bellezza. Ritirate 10 euro. Bella sta battuta. Pietro, posso dire una cosa importante? Anche due. È il secondo posto perché prima abbiamo vinto noi, grazie. Certo. Ciao. Posso bannarlo? Me l'aspettavo. Non posso? No. Uffa. No, perché me l'aspettavo tantissimo questa battuta. Commercialista, dimmi, France. Scusami, ma io avevo il giallo di Viale Costantino o no? Non me lo ricordo. Sì. Se hai il giallo di Viale Costantino, sì. Yes. Ah, ok. L'Excel è truccato.
guarda, guarda chi lo, allora, chi lo sta facendo. Tiro per le commercialiste. Lo prendo come un affronto personale. 11. Intanto sono qui che lo faccio. Infatti siamo noi qua. Via Accademia è libera. Ma le... non dico niente. Che colore è? È rosa. Al modico prezzo di 140 ve la portate a casa. Ma non abbiamo più soldi noi che abbiamo vinto la pluralità. Luca, ce l'abbiamo già un'altra. Allora sì. Vabbè, allora la prendiamo, Pietro. La prendete e andate a 6,50 di soldi. Li soldi. Bene, è il turno dei podcaster. Posso chiedere 8. Un review check dei soldi? Review torno check tutto. Dei soldi? Intanto no. Vi muovo il dado perché sennò me ne scordo. Vai, dici soldi. No, perché anche 100 allora, che abbiamo preso prima le probabilità. Allora, al momento sì, li ho già messi. Allora, 923 per i nuvolini, 650 per le commercialiste, 425 i nerd, 432 i podcaster che si trovano sopra la stazione Nord che è libera. 432, non 326. 432. Ok. Ok, mi torna 432. Sì, l'ho aggiornato, ma stai aggiornando anche i soldi, cioè, perché io sto aggiornando soltanto ogni soldi. Ogni tanto sì, però perché infatti io i soldi non sono aggiornati. Se state guardando la live, guardateli dalla live perché i soldi li aggiorno sempre lì. Stazione Nord, okay, 200 perfetto, euro perfetto. Se li volete comprare. Ma altre a questo punto direi di sì. Ne avete stazione già una, e ne rimane una di stazione. È l'ultima stazione sì. Disponibile. Sì. Perché così si va a due e se vanno sulla nostra stazione pagano doppio. Però non lo so, stiamo spendendo tanto in realtà. Ma... Vai. Aspetta, le stazioni di chi sono? Che me ne manca sud e nord a me da segnare. Allora, la sud è podcaster. Dei podcaster, la est è delle commercialiste, la ovest perfetto. È dei nuvolini e la nord è in vendita in questo momento. Ok. Cosa decidete di fare, cari miei podcaster? Prendiamo la prima. Puoi scrivere podcast. Quindi, una domanda. La stazione aspetta, nord. Vai veloce. Vorrei una cosa. Cosa? Commercialiste, noi abbiamo l'ultimo azzurro che vi manca. Le commercialiste hanno un solo azzurro. Ultimo. Infatti. Bastioni Gran Sasso è sempre disponibile. Ok, scusate, ho letto via Accademia, allora niente, mi chiedo. Ok. Bene, allora sta ai nuvolini. Vai. 12 doppio. Dov'è che sono? Ah, laggiù. Ah, intanto si paga, se non sbaglio. Piazza Università, ai pagate ai nerd. Okay. Bravo. 12 euro. Queste sono le cose che ci piacciono. Però sempre da fare. C'è un posso fare un abbonamento? Tanto non no. Mai. Sì. No. Il dado ci paghi un euro. Per il numero. Mi piacerebbe avere dei soldi proprio. Ritiro, Francia. Vai. Vieni di nuovo da noi. 8. Imparisti invece. Leven. Andate. Finisco io le carte stasera. In prigione direttamente e senza passare. Te lo dico dove vado. Non te lo dico. Vai. La prigione. Nuvolini in prigione. Nerd. Hai tempo per riflettere in prigione. Nerd. Vabbè, c'hai 923 euro. 4. Sì, e non una proprietà. Dove ce ne andiamo? Via Marco Polo. Che è vostra. No. Vabbè, siamo lì. Che boffa. Si passerà. Commercialiste. 5 anche voi. Via Verdi, che è vostra. Non è di... No, Via Verdi. Mia.
Ah, di Francia. No, sì, ovviamente. Scusa. Ne ho. 14 in arrivo. Cioè, gli unici che pagano i nuvolini, veramente, cioè, non li paga nessuno. Grazie. Veramente, guarda. C'è un sodalizio affermato ormai. Stai, podcast. Vai, Pietro, eh. Dai, ora. 7. Mai un doppio. Dove siamo? Corso Impero, casa Premoli. No, per una, cazzo. 26. Carina. Carina. La partita, attenzione. Giuro che mi sono cacato abbastanza sotto quando vi ho visto. Vedi a non accettare. Che avremmo rovinato. Ma poi... Esatto. E invece ti avete appena dato 26 euro. Se può ottenere. Va bene. Sta a Francia. Questo per fargli capire che siamo vicini all'obiettivo. Paghi oppure... Pago. Devo levare di lì. Paga. Doppio. Me ne sono levato proprio bene. Società elettrica sono 8 euro alle commercialiste. Famiglia, tengo famiglia, però puoi ritirare. Allora, commercialiste che vanno a 644. Dai, vieni un po' su via Marco Polo. 9 era tassa sto turno, ma... E vieni su via Marco Polo. Che bellezza, è la tassa. Dai, pagaci un po'. 18. Ok, e quanto andiamo noi? Te lo dico subito. Milioni. Andate a 455, mentre France scivola a 875. Allora, sta a i nerd. Sì. Se ci fai un 10, 6. Siamo felici. Più o meno. Via l'italiano, paghiamo la commercialista. Paghiamo la commercialista, sono d'accordo. Purtroppo ci tocca. Commercialista è quella cosa che si è costretta a pagare. Nella fattispecie 22. 22, aia. Tantino, eh. Vabbè, le abbiamo ammazzate a lupus. Ok. Rivangare cose vecchie. Il lupo. È Lucre, è il lupo. Cioè, è stata votata lei più volte lupo. Allora, passiamo a... Dopo i nerd ci sono le commercialiste. 6. Fiato sospeso. Che aggiorni per caso? Stavo scrivendo. Se mi serve l'Excel, ditelo che lo invio on the go. Uscite gratis di prigione. Vabbè, mettiamolo lì da parte. Può servire. Stavano, che bel numero di commercialisti di denaro. Sta ai podcaster. Dai, Pietro. 5. Ormai non serve più dita, dai, Pietro. Esci sempre a me. Viale dei Giardini. Pagate. Mi piace. Quanto ci danno? 35. Il profumo dei soldi appena suonati. Franci, come stai? Ma state vincendo veramente? Prima. Ma no, come però ok. Sta a i nuvolini. Come facciamo a vincere noi? 8. Chi è quello lì? Giulio sempre Cesare dei nerd. Ma cioè, ma io... creiamo una società, 24. Per favore, ragazzi. No. 24. No, aspetta. Facciamo una società insieme. Noi più Michele siamo. Farò finta di non aver sentito. Non sono d'accordo.
Uniamo allora, le forze. Sta a fine giro, nerd. Quindi sai nerd. Beh, noi siamo 12, al primi del giro, doppio. Però, oh no, come la loro bicia. Marco, abbiamo la vittoria. Compriamo. Compriamo. 400. No. Porca, sì, compriamo. Lo comprate? Ma sì. Tanto adesso passiamo da coso, 400, sì, via. Siamo là, vai. Siamo il bar. L'ho già messa nostra, l'ho già messa nostra. È nostra, ormai è nostra. Allora, signori, c'è da, c'è da patire su quell'angolo lì. Quanto costano le case? Scusami, te lo chiedo subito, così poi non ho bisogno di doverlo chiedere dopo. 200, se non 70 sbaglio. Su 70 su Viale dei Giardini? No, devono essere uguali. Dovrà essere uguale. 170, no, no, non, non in questa proprietà qui. 175 su Viale dei Giardini e 200 su Parco della Vittoria. No, ma lui dice proprio quanto costa come edificare. Ah, ok, 200, sì. Ottimo. L'ultimo lato 200, i rossi e gialli 150, arancioni e rosa 100. Dovete ritirare, sì. Oh, guarda te. Due doppio. Perlomeno, se è come quello di Disney, il signore è così. Vicolo corto. Ragazzi, sì, però sì, cioè, datemi la regolata. Nostro. Perché vi sta allora? Hanno fatto doppio? Sì. Yes. Sì. E tra persi, nel frattempo abbiamo preso 200, vero? Nel frattempo abbiamo preso 200. Sì. Ultimo tira, ritiro. Tira. O fai due. No, fai prigione. Fai prigione. Quattro. Fai prigione. Stazione sì, sud. Guarda, 50 bisogna fare 50 per il podcaster. Maledetti. Maledetti. GG. Ma poi venite da me adesso, venite da noi. Venite a prendere un caffè, ragazzi. Buongiorno, caffè. Sì, sì. Vi offriamo un caffè. Non giocate col fuoco, ragazzi. Sta alle commercialiste. Ci pagate 100, poi vi offriamo un caffè. Ma io se mai vengo in vicolo corto, tanto è vicino, prigione. Giornavaini. Prigione. Mi sono salvato. Sta a i podcaster. E le non ti sono tre. Via, pulito. Ma io. Che ho fatto di male? Perché cosa speravi di ottenere? Due, dai. Qualcosa, qualsiasi cosa. Hai preso 200. Sì, ma magari... Sì. Allora, sta a... Ho capito, ma 200 si chiama uguale. Sì, ti sento. Ah, ok, no, non mi era ripartito l'audio. Tra l'altro sta a te, sta... No, sta ai nuvolini. Sta a noi. 5. Largo Augusto è casa dei podcaster. 28 di affitto. Poteva essere tua. Potrebbe essere casa tua, eh. Lo so. Anche c'è ora c'è. Come si chiama? Via Roma lì. Via Roma se ti manca, che non è stata comprata. Eh sì, ma se aspetti così finisce la partita, Francia. Ah, per me va bene se voi non costruite e finisce la partita. Tanto vince io non costruisco uguale. Cioè, allora, ragazzi, che discorso. Vince ora, vince lui. Allora. Vero. Passiamo a i nerd. Prigione. 6. Prigione, eh. Ci vuole la prigione adesso. Via Accademia, che non è nostra, maledizione. Via Accademia. 10 alle commercialiste. È di France. No, delle commercialiste. È delle commercialiste. Commercialiste, 10. Sì, 10 alle commercialiste. La mia prima è la prima degli arancioni. Certo, ma quindi fra un quarto d'ora si finisce? Ditemi voi, per me possiamo andare avanti anche un altro pochino. Anche per me. Anche per me. Però c'è stato il ritardo. Sì, c'è stato il ritardo e tutto. Fissare un orario, cioè fissiamolo, anche se si vuole allungare un po', che è, però facciamo 23:15. Facciamo un'altra mezz'oretta. Vai. Una domanda, Pietro. Veloce. Se decidessimo di costruire,
poi a fine gioco ci conti. Contano le patrimonio, case, quanto costava la... quanto avete la casa, pagato per costruire? Casa, no? Quanto avete pagato per costruire? Perfetto, 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 perfetto. Allora, sta a i podcaster. A noi. No, sta alle commercialiste. Commercialiste, allora, avete l'uscita gratis di prigione? Lucre, si prova se esce doppio una volta. Sì, usa. Vabbè, proviamo. Proviamo? Dai, proviamo. Niente. Quindi okay, sta a... i podcast. I podcaster. Vabbè. Io non dico niente. 12 doppio. Oh, finalmente un doppio. Società elettrica sono 48. Paga, meglio paga. Idee, però su quelle conto da Adide. Vabbè, ci sta, dai, non ti fa avere tutta la vita. Per il resto c'è morto. Ok, ok. È nostra, Pietro? Sì. Sì, sì, abbiamo dati a voi, Commerce. Bimbe, ma voi ce la date la stazione per il blu? Se prendiamo l'altro, sì, se no, no. Tutta... Vabbè, tutta una aspettata. Tutti dopo, tutti dopo. Ho capito, ma se non c'ho l'altro... Tutta una aspettata. 9. 9 chi è? Via Marco Polo, nerd. Pagateci un po'. 18. Pagateci. Io l'ho sempre detto che i rossi sono quelli che rendono di più. Cioè, non c'è niente da fare. No, dai, al mondo è una spesa. Valter, ci avevo detto anch'io che i rossi sono quelli che si casca di più. È via Accademia dove si casca di più. Corso Ateneo e Piazza Università. No, sono tra arancione e il rosso. Ok, allora. Sta a le... No, sta ai Nuvolini. Comunque stare al mondo è una spesa. Boia, sì, non sapevi, eh? No. Vivevo una bolla. Piccolo corto. Un paio di euro e via. È costante, sempre, anche poco, ma sempre. Magari non sui vicoli, insomma, su Viale dei Giardini e Viale Parco della Vittoria. Ma il nostro collega è in muto e senza telecamera, no? Per curiosità. Entra più tardi, ma quanto più tardi? Vabbè, ora quando entra. Sì, guardate, punto, depresso perché l'Inter è fuori dalla Champions. Cioè, ho visto il risultato, stanno, mi sembra, 2-0 per il Real. Quindi penso che Pietro non volesse saperlo, No, io sono contentissimo di sapere questa cosa. Ma Pietro, quanto abbiamo guadagnato? Avete guadagnato 2. Wow. Oh mio Dio. Ma no, detto, no. Poco, ma qualcosa. Allora, sta sempre, a... i nerd. Dai, pigione, eh. Non so come, già pigione. 4, 7. 7? Non mi piace. Io non riesco a vedere tabellone, è troppo piccolo. Corso Raffaello. 14 ai podcaster. Vabbè. Mannaggia. Però sento poche trattative in questi discorsi. Ci vorrebbero più perché trattative. Tutti che aspettano. Tutti che... No, io dopo. Sono sempre io dopo a giro. Oh, noi non abbiamo i soldi per una... Allora, commercialiste. Tiro per il doppio o fate l'uscita gratis? Sì, noi si esce. Uscita, beh, gratis? Uscita gratis. Uh-huh. Uscita gratis. Un bel tiro, insegnati. 11. Ci paga. Bravo. Bello. Ha fatto salto a tutto, bravo. Sì, peccato pagate 18 ai nerd. Grazie. Dove siamo? Yeah! Ma si prende anche 200, no? No. No. Ah, passate al via. Perché siete... Eravate qua? Sì. Ah, scusa. Andate in là. Anche io ero convinta di essere da quell'altra parte. Beh. Sta a... i podcaster. 11 anche per loro. Corso Impero. Ah no. Corso... sono questi qua.
siamo no, allora, Fazza, no. Fazza, smettila di fare il calcolatore umano. Sei inquietante. Corso Impero sono 26 a France. Comunque lì c'è proprio tipo Ormiale sul Corso Impero. Faceva 10. Ok. Sta a France, ai Nuvolini. 7. Viale Monterosa sono 6 euro alle commercialiste. Appena arrivato un 6 per i nerd. Il 6, 1, 2, 9, scusate. 7, 8, 9. Viale Traiano. Commercialiste. 22 alle commercialiste. Questo viale italiano Ok, è proprio alle commercialiste. Sta 8. Piazza Giulio Cesare ne rimandate. Mia. 24. A chi ve li aveva presi? A chi ve li aveva dati prima? Ok. Sta ai podcaster. 9. No. Vicolo Corto, però prendete 200. Scampata questa. Pagate 2. Vai, volentieri, vai, dai, dai. Sta a le commercialiste. No, sta a Nuvolini, scusate. Che deve 16 alle commercialiste. Grazie. Scusate, mi sa che è cambiata fedeltà qua. Tassa ora è alle commercialiste, perlomeno. No, ma adesso poi torni, Francia. Steiner. Poi c'è tutta la parte cara di là. 1-1-2 doppio. No, no. Piazza Giulio Cesare, che è casa vostra. Meno male. 7. Ah, ma non ci pariamo perché bisogna ritirare. Quindi. 6-7, imprevisti. Avanzate dai, fino a vogliamo... Via Accademia. Se passate dal via ritirate 200. Ok, oh madonna. Vabbè. Vabbè, paghiamo 10. 10 alle commercialiste. Però siamo passati dal via, no? Sì. Bene, bene. 190. 190. Più 190. Ok. Fate qualcosa oppure andiamo avanti? Beh, Fazza. No, io no, Fazza, no. È troppo stallo, non va bene, bisogna fare un po' di movimento. Ma abbiamo 390, mette una casa che costa quanto? 100, 200? 200. È tanto, quindi andiamo a 190. E poi se finisce la partita, per la casa quanto ci dai? 200? 200. La casa vale quanto la paghiamo, nel senso, il valore è quello. Quindi non è che sono soldi persi, sono equivalenti a quello che abbiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In Viale dei Giardini costa sempre 200, eh? Sì. Tutti scusate, e due costano 200. Questa regola è buttata, ma non è... Dovevi costruire simultaneamente su tutte le proprietà? No, questo assolutamente... Io sapevo, che ci può essere un desiderio massimo di una. Silenzio, parlo io. Può essere fatto... possono essere costruite le case soltanto una in più rispetto alle altre, quindi ne posso mettere una su Viale dei Giardini, 0 sull'altra, 2, 1, 3, 2, 4, 3. Non ci possono essere più di una casa di differenza. Guarda, io metterei una casa su Viale dei Giardini.
Sono d'accordo, perché il costo è più massimizzato. Ragazzi, prima devo... avete già tirato voi per questo turno, non me lo ricordo. Sì. Sì. Ok, allora, volete mettere la casa su Via dei Giardini? Sì, dai, dacci una casa. Richiesta ufficiale. La prima casa, ragazzi. Prima casa su Viale dei Giardini. Perché poi arrivano le commercialiste, non lo sento. Infatti, è proprio quel vederle dietro che ci ha fatto sperare bene e dire, ma sì, spendiamo. Noi useremo il bonus, se capiamo. Ma, insomma. Allora, commercialiste, sta a voi. Vai. Sei. No, non mi piace. Stazione est, dove? Che è casa vostra. No, è di Francia. Dove? Di Francia. No, è casa vostra, stazione est. È vostra. Oh, bellissimo questo tiro, Pietro. Ti vorrei stringere la mano. Non vuole. Anche simpatica. È mancato un pelo. Sta ai podcaster. 2, 3, 4. 7. Ah, ma merda, ma l'avete messa su Viale di Giardini, non sul Parco della Vittoria. Scusate, me l'ero persa. Dimmi Viale, che è quella che manca. Viale Monterosa, che è quella, no, è quella che date 6 alle commercialiste. Quante di chi sono le altre due stazioni? Sono una delle commercialiste e una di Francia. Mia. Ma le commercialiste ce la danno per il blu? No? Non ancora? Chiedono stazione per il blu. Per Viale Monterosa. Ma che blu c'hanno loro? Loro Vesuvio, hanno Viale Vesuvio. O Vesuvio. Ma quando si prende Gran Sasso, sì, ora no. Se tipo io ve lo prendo e poi che ne so, Francia prende Gran Sasso, come faccio? Non è tutti i torti. Bene, andiamo avanti. Sta a... Io non voglio fare il cambio, però ora non posso. Sta a Francia. Non è vero, bisogna levare quelle due proprietà che sono ballerine e poi si gioca. Dove è Francia? Largo Colombo, no, 20 dei podcaster. Però c'è te i soldi da spendere. Sì, sì. Ah, aspettate, ma i nerd sono interessati alla Largo Colombo? Spenderli in via Roma, però. Eh? No, i nerd sono interessati a Largo Colombo nel futuro, poi. I nerd sì, sono molto interessati a Largo Colombo. Dopo ne possiamo parlare, forse. Sì, più che volentieri, però tieni conto che non abbiamo soldi. Tiro che per... Scusate, tiro okay. Per i nerd. Tiro. No, per noi, Pietro. Hai fatto doppio, fatto doppio. Io. Oh no. Sette. Sì. Che via succede, Roma. Bugo? Via Roma. Ah, immagino tu la voglia comprare. Sì. Che cacchio. Alla modica cifra di 300 via Roma va a i nerd. Bestia. Signori, dai, sono rimaste due proprietà acquistabili, ovvero Vicolo Stretto e Bastoni Gran Sasso. Chi ha comprato quella verde? Franci? Sì. Io. Franci, si può fare questo scambio? Allora, vediamo un po'. Un po' più di devo aspettare, Allora, aspetta, tanto lo scambio lo devo fare. Prendi io. Allora, intanto vi comunico, visto che stiamo entrando ora nel vivo del gioco, che andremo avanti fino alle, 11.25. Ok, allora, la vostra proposta era che mi davate il verde, io vi davo l'arancione e la stazione? E ci davi anche la stazione, sì, per andare in pari con quanto costa il verde. Certo. Mi sembra falso. Mi sembra onesta. Oh, scambio. Confermate lo scambio? Sì. Vai. Quindi riassumete le transazioni avvenute? Via Verdi. Allora, Via Verdi e la stazione Ovest. Sì. Vanno ai podcaster.
assegnati con successo. E poi? Largo Augusto va ai Nuvolini. Assegnato con successo. Adesso, Franci, ti posso chiedere se vuoi costruire. Quanti soldi ho? Tanti. Hai 705. Le case costano 200. 200. Sì. Ok, allora mettine... allora ho 705, devo passare di lì. Allora, chi c'è vicino qua? Nessuno per ora, vero? Dietro no. Di me? No. Allora mettine una nel secondo verde, quello come si chiama? Largo Corso Impero. Corso Impero. Corso Impero. Per ora una lì, vai. Ok, il tuo conto va a 505. E possiamo andare avanti con i nerd. No, i nerd non possono andare in diretta. No, non possiamo. 8. Piazza Dante, appena stata comprata dai podcaster. 32. 32. Da raddoppiata. Raddoppiata. Perché abbiamo tutte e tre, vero? Sì. Esatto. Il mio Excel funziona troppo bene, dovrei buggarlo per i podcaster, penso che lo farò. Quanti soldi abbiamo? Te lo dico subito. 583 più 32 fa 615. Ok, quanto costa una casa sul nostro? Quindi quanto abbiamo pagato? 100, avete pagato 32. Però potete metterla solo quando sta a voi. Sì, sì, certo. Ma ora sta alle commercialiste. Ah, già, già, già. Dai, commercialiste. 2 o 4? Sì! No! 100! Dovevo metterci la... No! Grazie. Quanto? 100. Gentilissime. 100, sì, va bene. Paghiamo. Sapevo. Volta. Sta a i podcaster. Tiro i dadi e poi mi dite cosa volete fare. 11. No, uè, uè, uè. Casa vostra, Piazza Dante, cosa volete fare con le case? Costruiamo avete 615. Sì. Sì. Costruite la prima quanto casa su tutti e tre, 100, 100. Ma io farei tre casette. Prima sì. Su tutte e tre, quindi. Sì, 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 certo. Il vostro conto in banca scende a 315. Ne vogliamo aggiungere una quarta, Walter? Dopo magari. Dopo, dai. Con calma. Dopo. Andiamo avanti. Sta a i Nuvolini. 4. Avete fatto 4? Scusate, c'ho di nuovo problemi con Discord. Sì. Sei sparito il tabellone. Come stasera 4. Fa le bu- stasera fa le bizze. Vado a finire. Aiuto. 4. Ok, ecco qua. Con dove 4 vado? Sei andato sulla stazione Est, che è la stazione delle commercialiste. Grande. Mi prendono 25. Sì, è andata proprio bene. Commercialiste che quindi vanno a 667 contanti disponibili. E sta a i nerd. Ok, tira 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viale Costantino. Viale Costantino che è di Francia. 22.
Ok. Si ribalta le situazioni. Speriamo. Io c'ho ancora da passare di lì. Allora, fermerei un attimo il gioco. Volete fare qualcosa? Perché... avete 236 spiccioli. C'è qualcuno che sta cercando di posticipare sempre, ma non sono così... No, io sono convinto della cosa contrario. Siamo in disaccordo. Quella del film... Secondo me, ora io ti dico, fin d'ora abbiamo usato sempre le tue tattiche, potremmo utilizzare le mie. Ah, no, tra di voi, quando ti fa il culo intendi lui. Io non capivo. Era lì che dicevo. Se volete posso complicare ancora di più le cose parlando di me in terza persona, se volete, però non penso. No, che per favore, per favore taglia corto. Amico mio, io agirei con la tattica, perché secondo me è la cosa migliore, è fare il contrario. Il prossimo giro abbiamo un fattore di probabilità sulle caselle, cioè è andata un ci po' sto. Prossimo giro va fatto, addio. Prossimo giro si pensa di più. Come se già no, viste, saliamo drasticamente all'ultimo posto. Dai. 4 doppio. Nicolo Stretto è libero, avete è libero. Siete passati dal via, avete preso 200. Piccolo Stretto è libero e costa 60. Non ci danno niente se qualcuno ci passa. Vi danno 4, però costa 60 e lo potete usare come merce di contrabbando. Con chi? Con i nerd. Con i nerd. Figurati se i nerd si mettono a costruire lì, non c'hanno un sordo ora neanche per vivere. Vabbè, lì costano 50, eh. Parla per niente. Te, facci i denti. Savage, eh. Savage. Quanto costa lì una casa? Fermi tutti. 50. Pensaci. L'investimento è di 60. E noi cosa ci abbiamo nel caso da contrattacco con i nerd? Fammi vedere niente. Voi avete... l'università. Sì. Beh, allora... 60 conta. Potrebbe essere una spesa interessante. Conta, si può fare un'offerta? Potete fare un'offerta. Ora? Sì, anche ora. Allora, noi vi diamo Nicolo Stretto, se voi ci date... l'altro, come si chiama? Non so, Piazza Università. Piazza Università. Però la differenza non ve la diamo, anche se vale di più, perché voi avete già costruito da una parte, lì le case costano meno, quindi è 1-1. Io direi... Assolutamente no. No, per il tempo, e direi... Quanto costa Piazza Università? Piazza Università, ti posso dire subito che costa 160 all'acquisto. 160 all'acquisto. Quindi c'è una contro differenza 60. Di 100 di valore, sì. Ok, io direi io ci starei, cioè noi ci staremo per la stazione e Vicolo Stretto. Avrebbe già più senso. Perché stazione est e Vicolo Stretto per Piazza Università. Sì, perché c'è un 27% di probabilità di andare su quelli. Quindi è la ma la stazione costa 200, si è pagata. Oh, no, ma no, proprio no. No. Cioè, guarda che sono gli stessi 100 di differenza che ci avete proposto a noi, quindi se vi sta bene la proposta, e anzi, sono anche minori qua, perché percentualmente sono minori. Messi meglio, perché avete già costruito... Messi anche... meglio? Siamo quelli con meno soldi, e non ci sta cascando nessuno. Cioè, abbiamo meno proprietà di tutti, dimmi te. Tutti quanti hanno più proprietà di noi. Cioè, come fattore peso probabilità siamo messi peggio. Assolutamente no. Cioè, proprio al massimo ti posso dare la differenza, la stazione proprio no. Però non se ne fa niente, cioè, non è un problema. E se facessimo lo scambio di prima, ma ci aggiungessimo 100 per fare le cose pari e precise? No, quello viene svantaggio nostro, cioè. Sarebbe uno scambio. Per vedere la situazione patrimoniale? No, io direi di no, cioè. Fidati su... un vecchio probabilista, aggiungendo 100, quindi facendo pari. Esattamente. Ovviamente devo sentire il collega, però Lucre, che dici? Ma io direi di no.
È un no? Sinceramente... Ma non c'è un timer per ogni scelta? Vabbè, dai, se ti pago la differenza, certo. No, io ho detto di no a cerche. Mi hanno negato la transazione, mi dispiace, ma volevo essere generoso, ma mi hanno negato la transazione. Non se ne fa niente. Rimane un'opzione, mi dispiace. Andiamo avanti. La stazione assolutamente no, cioè al massimo di più la stazione no. Andiamo avanti. Sta al massimo la Perbull. La stazione no. Cristo. 12. Via Roma. È ora. Sono ora 52. Mamma mia. Che dobbiamo fare? Pagate 52 a Francia. Vai. Sì, sì, però Pietro, stai attento al prossimo tiro, e questo a me che mi preoccupa. 52 franci li do anche volentieri. Cazzo, non ho messo le case. Sarebbe molto simpatico se tu facessi un... Con lancio pessimo di infatti, Pietro. È proprio questo doppio che mi piace molto sentir dire. Dai, Pietro, ti voglio bene. Guarda lì, guarda lì. 9, via! 1, 2, 3, via. No! Pulito! A qualcuno pulito. Serve un po' di liquidità, peccato. No. Aspetta. No. Pulito. Novolino! Vai! Levati da 8. Quella zona, per favore. Bravo, così. Lo vedi, mi piace. Ironia della sorte, sei finito sul vicolo stretto e dai 4 a Elena. Va bene, allora vorrei sapere più o meno quanti soldi ho. Te li dico in maniera molto precisa, nei 750. Ok, allora dilapidiamo e mettiamo una casa tram. Quindi due case in tutto su quelle e che quindi mancano. Vai a 350. Sì. Pietro, ma quindi ora parte l'ultimo giro o... Son già... No, facciamo... Andiamo avanti un altro po'. Andiamo avanti due giri. Due giri. Due giri. Ok. Vai. Sta a... No, se volete fare un giro solo, facciamo un giro solo, Magari... Ma per me è uguale. Però, cioè... Massimo 2 perché... Sì, massimo 2 poi. Massimo 2, massimo 2. Sì, massimo 2. Ok. Facciamo 2. Facciamo 2 e tagliamo la testa al toro. Vado per i neri. Esatto. Prigione. 12. Non mi piace. Non mi piace. Tassa? Tassa di lusso. Andate a 136. Di solito cade. Per voi. Hai il coronavirus? Buon tampone? Ritiro. No, anche ritiro, no, per piacere. 3. Però prendi soldi. Via no, non voglio casa morire. Vostra, avete preso 200. Se non altro. Ed è casa vostra. Yeah. Ok. Quindi andiamo a 336. 336. Costruite oppure no? No. Fazza, non costruiamo, no? Fazza dice no. Aspetta. Non chi c'è? Non c'è qualcuno su via Roma? No, non c'è nessuno da quelle parti. Però... Tutti in cima al tabellone, tutti lì siete. Fazza, quell'offerta che stavamo discutendo, la facciamo? Ah, l'alta? Quella che l'ultima che ti ho scritto? Sì, aspetta che la leggo. A te l'onore. Io la farei il turno dopo. È l'ultimo turno, non ha senso. E ta ta ta. Calcola meno e vai più in base al cuore. Si è troppo numeri e poco anima. Uno. Non mi caga. Sto contando. Uno, due. Ma... La radice di pi greco. Noi dobbiamo ritirare, però. E quindi se finiamo lì, scendiamo nella classifica subito. Non bisogna ritirare, sei già ritirato. No. Abbiamo ancora un altro turno. No, non ce l'avete un altro tiro.
Non tiriamo più? Ah no, tirate, no, un'altra abbiamo, volta. Abbiamo il prossimo giro. Senso. Il prossimo giro. È ho capito, ma... Scusa, ma... Stai pensando troppo ai numeri. Non sai Ma se vai a pagare... Per lo show. Fallo per lo show. Per lo show. Facciamo lo scambio. È per lo show. Cerca, ma vuoi perdere? Perché no? Ma vai a pagare. Paghiamo e basta. Cioè? Faccia, fai te, tanto non mi puoi ascoltare, io parlo col cuore, te non mi ascolti. Io parlo con i soldi. Te parli con... Sai, dai paparino, vai, su. Su. Quindi... Io la proposta te l'ho fatta, è perfetta quella proposta, lo sai. Ma... E poi ci guadagniamo, andato. Poi ci guadagniamo. Se ci cascano sopra, ci guadagniamo. Ma non ci possono più cascare che hai un tiro, sono però già passato. Ci penso io, lo faccio io, prendo il controllo io. Attenzione, allora. Attenzione, ha preso il controllo Cecche. Ragazzi, è alla fine. No, aspetta, posso spiegare a Cecche cosa voglio dire? Tanto è alla fine. Lo so già cosa vuol dire. Ma ragazzi, no, ne discutete dopo. Adesso fate l'offerta o basta? Allora. Io dico di no perché Cecche, ti spiego subito velocemente. Non me lo spieghi, no, non glielo spieghi. No, sì o no? Per lo show, per lo show, per lo show. Al per lo show io non posso resistere, vai Cecche. Ma non si può usare il pubblico. Non c'è pubblico, vorrei informarvi che ci sono 5 spettatori e probabilmente siete voi connessi. Allora, l'offerta è questa. Abbiamo rotto le scatole stazione... a tutti. Stazione Est. Pari patto, senza soldi che passano nel nel frattempo per Piazza Università. Che cosa hai detto? No, non ci sono patti. No, senza, ho detto senza soldi nel mezzo. Di pari patto ho detto. Piazza Università per vicolo stretto. No, no, Piazza Università per stazione Est. Scusa Pietro, se noi prendiamo Piazza Università e la gente passa di lì, quanto ci dà di più senza mettere case? Il doppio. Quindi 8 euro. 20 euro. No, 24. 20 e 24. 20 e 24. 20 su 24. Tutte quante, scusa, Piazza Università che vi dà 24 perché raddoppia. Allora ci vincono tutti. Una stazione. No, non, no, stazione. Non abbiamo nessuna stazione. Non avete no, ne hanno tre dalla vostra stazione quanto vi dà? Dalla vostra stazione 25. Quindi se poi la prendete voi danno 25 a voi e 24 però, a noi. Però voi avete 24 su una cella e 20 su altre due invece che 10. La situazione è che praticamente... Quindi guadagnate su tre caselle. Sì, praticamente la situazione... Va bene, fai questo scambio. Situazione è che siamo a uno scambio che gli ultimi due turni Praticamente ci danno quello che ci manca dei marroni e noi gli diamo una stazione, ma loro non ne hanno già. No, non i marroni, dei rosa. Costa anche di più. Ma infatti non capivo, marroni ci sta nulla noi. Ah, sì, sì, ci avete un marrone rosa. Voi, sbagliato. Abbiamo rosa. Quello il primo, ho capito. E dei rosa. Boh, vai, una stazione per un rosa. Vai. Potete costruire poi voi volendo in realtà. Tutti e tre i rosa abbiamo. Potete costruire e prendete il doppio su tre caselle. Vabbè. Vai. Quindi a voi metto l'ultimo rosa e noi si prende la stazione. Senza soldi, solo carte. Solo carte, senza soldi. E adesso passerei alla seconda transazione. Passerei alla seconda transazione. Eccoci. Va bene, Cecche. Va bene. Va bene? No, oh, ma io lo voglio sapere. No, ma io voglio dire soldi nel me. Ci sono anche dei soldi nel mezzo. So che voi siete molto interessati e voglio spilarvi di più. Fazza, quanto ti chiediamo di più? Aspetta. Ma scusate, rendete per favore la transazione che sta avvenendo è tra Largo Colombo e Stazione Est. Mi è piaciuto, sì. Stazione Est per Largo Colombo. Quanto vale Largo Colombo? L'Arco Colombo vale 240, vale stazione 200, per cui se vogliamo guadagnarci un gocciolino, visto che comunque i suddetti... Cecche, ti fermo subito, o scambio pulito o niente. Quindi... Io pensavo più 100 per guadagnarci, oppure almeno un pari, minimo, ma io puntavo più 100, ripeto. Scambio pulito. Pulito o niente. Se mi date 40 in più per tornare pari... Avete fatto i conti senza l'oste. Più 40 per tornare pari. Pulito... Pulito o niente? È la cosa più equa. Più niente, 40 per stare pari. Esatto. Ma noi siamo sempre stati favorevoli agli scambi. Adesso che io, ragazzi, voi avete tutte le stazioni. Prendereste 200 da ogni stazione? No.
Ragazzi, sì, ma ragazzi, non è che abbiamo tutto, prendete una decisione. Fazza, gli diamo per buona o annulliamo? Annulliamo se non ci guadagniamo. Oh, mai. Annulliamo, io seguo a colpare. Andata. Annullato. Quindi sta alle commercialiste. Tira il dado e poi se volete potete costruire sui rosa. Quattro. Dove si va? Imprevisti. No, piazza, per favore. Siete stati eletti presidente del consiglio di amministrazione. Pagate ciascun giocatore 50 euro. No. Sì! Bello! Bello! Ma te pensa all'unico imprevisto che devi pagare della serata. Cioè, ovviamente. No. E vabbè, diamo questi soldi. Pietro, sì. Mi senti? È un problema. Se esco dalla chiamata rientro al volo perché mi sta smattando tutto. Vai tranquillo. O reggo così. Se no, reggo così. Se ce la fai, sta ora a te. Sì, è un problema, Libe. La faccio così. Niente, Pietro, paghiamo e passiamo. Avete sempre 660. Se volete mettere le case, lo potete fare. Le case di assolutamente costano... no. Le case costano 100 e ci devono passare. No. Ci devono passare tutti ora, eh. Tutti ci devono passare, tutti. E vorrà dire che tutti ci daranno 20 euro. Va bene così, grazie. Scelta c'è vostra. Che una cosa, io per il Excel, io ho una casa anche su via Roma e largo. Intanto Dibe è rientrato, sì è rientrato, ok. Sì, sì, sì. Avete fatto 7. Imprevisti. Arretrate di 3 caselle. Chi? Tassa patrimoniale. Tassa patrimoniale per i podcaster. Che però quindi perdono 200. Mamma mia. Sta. Bro, ma serio? Sì. Sta a giocata la partita. Sta ai nuvolini. Vai. 5. Viale Monterosa sono 6 euro per le commercialiste. Abbonamento. Potrei andare su quell'altro. Quale? Quello. Quello rosa, ma no, Viale Monterosa. Oh, contenta, ti direi, un po' troppo. Allora, cioè, sta... quei 6 euro al giro, assicurati. Signori, ultimo giro in avvio. Direi che quindi non si possono fare scambi e vediamo cosa succede con i dadi e scopriamo i risultati finali. Oppure sì, Pietro, perché fermare l'estero? Non si possono fare scambi. Perché fermare l'estero? Perché fermare gli scambi, infatti? No. Sei nerd! Dove andiamo a cadere? Piazza imprevisti. È imprevisti, oh no. Allora sta a vedere quanto guadagnano loro, sta a vedere. Zero. Avete preso una multa per eccesso di velocità. Pagate 15 euro. No, ma fanculo, va. 15, dai, mal di poco, mal di poco. Fate qualcosa o possiamo passare alle commercialiste? Sentimi, vorremmo provare a vendere una cosa alle commercialiste. Ma controllato da tutto ciò. Ha detto, io lascerei aperto. Lo volete? Dico lo stretto per 100. Dico lo stretto vale 60. Informazione so. Per le commercialiste. No. Perché dovresti... io dovrei prendertela a te per 100 se vale 60? Perché? A legge della domanda e dell'offerta. Non ho capito. Leggetela. C'è un'offesa all'intelligenza femminile. Il problema. Mi dissocio. No, fermati. Il problema è che non c'è. Il problema è che non c'è domanda. Non c'è nessuno lì. Non c'è nessuno. E zitto stai. Hai buono stai. Comunque ti ringrazio per l'offerta, ma rifiuto. Allora molto educatamente. Ci ho provato. Io ho vedo Vibex che vuole bene. Anch'io vedo Vibex che secondo me vuole cose.
Non ci vedete questa trasformazione. Andiamo avanti. E lo sapete bene. Avremmo vinto. Commercialiste. Tiro il dado. Se non parlate per voi è quello stupido cane. 7. Casa vostra. Avete ultime mosse negli ultimi due turni? No. Bene, è il momento dei podcast. No, è l'ultimo questo, giusto? Sì. Ultimi due tiri. Ah, ok. Voi comunque. Passiamo. 11. Stazione Ovest, casa vostra, podcaster. No! Noi andiamo alla est. Erano qui ora. Tranne io, probabilmente. Darò un po' di soldi a qualcuno. E ora, ultimo tiro per... I nuvolini. Buonanotte. Grazie, paga. Paga qualcuno. Vai. Chi pagherò a questo giro? Chi paghi? Chi paga? Raffaello, sì! Che cazzo. Vabbè. Quanto paga? Casa dei podcaster. Ah, ma oddio, con le case, aiuto. Sono 70. Sì. Oh mio Dio. Piano piano ritorna tutto. Vabbè, meglio che sulle stazioni, no? Le stazioni davano 100. Sì. Signori, abbiamo finito. Vabbè. Adesso aggiorno posso i soldi. Ritenermi soddisfatto. Aggiorno i soldi all'interno dell'Excel, così vediamo la classifica finale. L'ho già fatta, caro mio. Non mi fido dell'Excel del Cecchia, ricontrollalo tutto, per filo e per segno. Allora, i nerd sono hanno... Sono fare e mi sa che hai vinto, non lo so. C'è qualcuno che non mi torna, i nuvolini. Corretto io. Guarda anche te, Pietro. Sì, torna tutti. Torna tutti. Fazza! Lascio parlare Pietro. Allora, sì, no. La classifica finale... È corretto. No, vabbè, di 50 euro, ma veramente. Di meno di 53 euro, signori. La invio. No, ma non invio. 43, di meno. Di 47 euro. Se non fossi 47. Caduto sull'ultima casella, avresti vinto. Sì. No, esattamente, esattamente. La classifica finale vede al quarto posto, con 1677 euro di capitale totale, le commercialiste. Al terzo posto con 1903 euro di capitale totale i podcaster. Al secondo posto con 2254 euro di capitale totale i nuvolini. E al primo posto con 2301 i nerd. Quindi andiamo... Ma qui hanno vinto i nerd tutto il torneo? Quindi vado a chiudere il coso perché sennò mi impalla il computer. Siamo 8. E vado ad aggiornare in diretta con voi la classifica finale. Io tolgo Monopoli da davanti. Allora, dov'è la drive cam? Devo farlo qua. Datemi un secondo. Ribalta così mi metto sul lato giusto. Allora, classifica finale. Cioè, alla fine della terza giornata, le commercialiste non hanno fatto punti, quindi rimangono a 3. I nuvolini hanno totalizzato 2 punti, e quindi vanno a 5. Ok. I podcaster hanno totalizzato 1 punto e vanno a 3 a pari merito con le commercialiste. Era tra gli ultimi, raga. E i nerd scappano 8 punti. Mamma mia. Yeah. Basta che facciamo un punto la prossima volta. Vi basta un punto durante il risico nel caso in cui i nuvolini vincano e siete campioni. Non posso dire. Scusami. Allora, al momento. Quindi dobbiamo essere cioè, tutti perché loro... di loro. Allora, i nerd devono arrivare. Che bello! Allora, i nerd devono arrivare ultimi. E c'è da dire che France, se non avesse preso la casa all'ultimo tiro, sarebbe primo. Guarda. E sarebbero nerd a 7, nuvolini a 6. Quindi ancora tutto aperto. È tutta colpa vostra, podcaster. Sentitevi in colpa. No, sì, bene, due ore, no, gli scambi.
Signori, con questo abbiamo finito. Rimettiamo i nostri amici. Aspettate che faccio tutta la configurazione per il finales. Dovrebbe essere la Source 2. Ok. All together graphic. Signori, anche per stasera abbiamo finito. Vi ringrazio per essere stati qui con noi fino a tarda notte. Sono le 23:30. Abbiamo fatto 2 ore col secondo show, quindi senza la presentazione. Vi ringrazio ancora per essere stati con noi. Ci vediamo per l'ultimo appuntamento sabato prossimo. Non potete mancare. Tutti contro di noi, che bello. Ma quella era sicura.